una indagine di questo tipo su un tema così rilevante, ma la cosa che va sottolineata è che si è creata una sinergia molto importante tra l'IFAS, la Caritas, la FIOS e il Ministero del Lavoro, che ci ha permesso di raggiungere risultati importanti, che ci permetterà di raggiungere ancora di più il secondo passo di questa ricerca. Come sapete, noi oggi presentiamo il risultato solo che riguarda, diciamo così, la rilevazione dei servizi che si occupano delle persone senza disabilità. Non presentiamo risultati su i senza fissa dimora, che saranno oggetto della seconda fase della rilevazione, che noi renderemo pubblica poi il prossimo anno e che si svolgerà proprio alla fine dell'anno attraverso delle tecniche particolari. Quindi questo primo elemento fondamentale, l'IFAS ha scelto proprio di fare una cosa del genere tutti insieme, perché essendo un problema complicato, molto complesso da misurare, era necessario che si potesse fare con chi è più a contatto direttamente con questa realtà e quindi meglio riesce anche a intercettare sul territorio questi problemi. Qual è il risultato, diciamo, di questa rilevazione? Prima di tutto voi troverete subito dopo la sintesi definizione e campo di osservazione con la definizione di chi è una persona senza fissa dimora. Quindi vi invito a segnalarlo, perché su questo ci sono sempre molte imprecisioni. Una persona è senza fissa dimora quando versa in uno stato di povertà materiale e immateriale che è connotato da forte disagio abitativo, non so se avete davanti la definizione, cioè dall'impossibilità e o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un'abitazione in senso proprio. Un individuo senza dimora è portatore di un disagio complesso, dinamico e multiforme. È molto importante tenere presente una cosa, che quando andremo adesso a analizzare i servizi, noi parleremo di numero di servizi, ma parleremo anche di utenza. Ma il concetto di utenza è un concetto molto particolare, perché qui non stiamo parlando di numero di persone che si sono rivolte a questi servizi. Non ci stiamo riferendo a questo, ma ci stiamo riferendo, per farvi un esempio, all'interno di una mensa, che è un servizio tipico che viene tra quelli che sono stati rilevati, all'interno di una mensa non è che si rivolgono soltanto persone senza fissa dimora, quello è un servizio che viene incontro senza fissa dimora, però si rivolgono alla mensa anche tantissime persone che non fanno parte, diciamo, di senza fissa dimora, che una casa ce l'hanno e che magari hanno problemi per arrivare alla fine del mese per comprarsi il cibo, e quindi sono sicuramente poveri, ma non sono, diciamo, persone senza fissa dimora. Quindi quell'utenza che voi trovate nelle tabelle non la scambiate per il numero dei senza fissa dimora, cioè sarebbe il numero delle persone che hanno utilizzato i servizi solo nel caso in cui ogni persona avesse utilizzato solo una mensa in tutta Italia e nessun altro servizio di quelli per senza fissa dimora, per capirci. Quindi dà solo la misura del volume, diciamo così, di quanto, diciamo, ogni struttura si è attivata. Non deve essere presa come il numero di persone che l'hanno utilizzata, mi raccomando, su questo, se no ci vengono fuori dei numeri che poi non si capisce più niente, cioè abbiamo una dimensione che non è quella reale del fenomeno. Quindi mi raccomando a voi su questa cosa dell'utenza. Quanti sono questi servizi? Sono 727 gli enti e le organizzazioni che nell'arco del 2010 hanno erogato servizi a persone senza dimora nei 158 comuni italiani in cui è stata condotta la rilevazione. Sono 158 perché sono stati stratificati. Voi sapete che il problema delle povertà estreme, del senza fissa dimora, è un problema che sicuramente riguarda molto i centri metropolitani, però uno dei risultati che vi segnalo, che emergono dall'indagine, è anche questo. Volutamente abbiamo voluto allargare il raggio in termini di dimensioni demografiche per capire
se veramente ancora possiamo parlare di povertà estrema solo per i grandi comuni. E infatti così non è. Uno dei dati che emerge è che seppure i grandi comuni sono un punto criticissimo, viene fuori che c'è una dislocazione di servizi che non riguarda soltanto i grandi comuni, che riguarda anche i comuni della cintura o anche comuni che sono al di sotto dei 70.000 abitanti, anche se ovviamente le criticità maggiori si concentrano all'interno dei comuni più grandi. Questi 727 enti e organizzazioni di questi 158 comuni operano in 1187 sedi, quindi abbiamo 1187 sedi sul territorio per un totale di 3125 servizi, nel senso che ognuna di queste sedi in qualche modo eroga 2,6 servizi in media, c'è chi ovviamente ne eroga molti di più, chi ne eroga solo uno, però in media è 2,6, che vuol dire 3125 differenti tipi di servizio che vengono erogati sul territorio. Che tipi di servizio sono questi? I servizi sono in primo luogo servizi che rispondono a bisogni primari. Quando diciamo primari ci riferiamo al cibo, ci riferiamo al vestiario, ci riferiamo all'igiene personale. In particolare un terzo dei servizi si riferisce a questo, siamo a un terzo, ma come utenza che viene raggiunta, non è un terzo, è più di un terzo, arriva al 50%. Quindi il 50%, diciamo così, dell'utenza che si rivolge a questi servizi è raggiunta per i bisogni primari, quindi per il cibo, per il vestiario e per l'igiene personale. Il 17% dei servizi fornisce un alloggio notturno, mentre il 4% offre accoglienza diurna. Questo è l'altro blocco importante dell'accoglienza. Se noi ce l'abbiamo nella prima pagina, nella prima pagina dovrebbe essere riportato il grafico in cui vedete la composizione. Vedete la composizione dei servizi e la composizione dell'utenza, vedete che è molto diversa, perché a fronte di un 34% di servizi per i bisogni primari c'è un 49,9% di utenza raggiunta. Quando andate a vedere invece il 20,7% che è raggiunto per accoglienza notturna e diurna, ovviamente la percentuale di utenza raggiunta è molto più piccola, no? Cioè 2,9 più 1,8. Quindi bisogna stare attenti alle differenze che emergono tra numero di servizi e invece l'utenza complessiva raggiunta, per il discorso che vi facevo prima. Cioè il grosso dell'utenza, metà dell'utenza raggiunta per il cibo, eccetera. Per il dormire è chiaro che è una percentuale molto più piccola. Andiamo avanti e quello che va detto è che accanto a queste due tipologie sono diffusi sul territorio i servizi di segretariato sociale, che sono servizi informativi, servizi di orientamento all'uso dei servizi, di espletamento di pratiche amministrative e anche quelli di presa in carico e di accompagnamento. Quindi in questo caso raccolgono il 24% e il 21%, non c'è una grossa differenza se lo confrontiamo la percentuale di servizi con la percentuale di utenza. Quindi la grossa differenza tra i due indicatori c'è soprattutto sui servizi di accoglienza notturna e diurna. Non so se è chiaro questo concetto, perché questo è fondamentale, sennò poi i dati d'agenzia ci mandano fuori strada. Cioè è importante che sottolineate la differenza. Cioè, una cosa è la distribuzione dei servizi per tipologia di servizio, una cosa è la distribuzione dell'utenza per tipologia di servizio di cui fruisce. Le percentuali sono diverse. Ora, chi è che eroga questi servizi? Questo è un dato molto... No, prima cosa importante. La tipologia di utenza e la numerosità dell'utenza per i bisogni primari, quindi per il cibo, per l'accoglienza, sono, come abbiamo visto, molto diverse, perché i servizi di supporto ai bisogni primari hanno un'utenza annuale che è 20 volte superiore a quelli di accoglienza notturna.
quindi hanno anche una pressione che ovviamente è molto forte e molto più forte, l'abbiamo detto, anche perché ci si rivolgono anche persone che non sono necessariamente senza fissa dimora. E questi servizi anche hanno un'utenza che è più che doppia rispetto a quella sia di segretariato sociale che di presa in carico, quindi in qualche modo questi servizi per i bisogni primari sono quelli che raggiungono più massicciamente le persone, cioè che danno più servizi alla gente rispetto agli altri che abbiamo sottolineato. Sono enti pubblici? È il privato? Chi è che gestisce o che finanzia questi servizi? Questo è un punto e una nota molto importante, perché quello che emerge è che gli enti pubblici erogano direttamente i servizi nel 14% dei casi e raggiungono il 18% dell'utenza. Che vuol dire questo? Vuol dire che raggiungono una percentuale di utenza direttamente molto piccola, che è minoritaria. Se noi però aggiungiamo all'impegno pubblico diretto le organizzazioni private che ricevono il finanziamento pubblico, ovviamente il discorso cambia, perché la forma prevalente di gestione di questi servizi è proprio quella da parte di organizzazioni private con finanziamento pubblico. Questa è quella in assoluto prevalente. E tra i servizi, per esempio, di segretariato sociale, di presa in carico e accompagnamento, i servizi pubblici raggiungono un terzo dell'utenza, quindi non è più il 14%, è un pochino di più quello dell'attività diretta da parte del pubblico. I servizi pubblici erogati invece per il cibo, per gli aspetti legati ai bisogni primari e di accoglienza notturna raggiungono invece al massimo il 10% dell'utenza. Quindi questo vuol dire che il ruolo del pubblico avviene molto di più attraverso il finanziamento che non attraverso l'azione, diciamo, diretta, il fornire direttamente il proprio servizio. Questo è un dato molto importante, perché quello che va sottolineato, come vedremo, è che la distribuzione di questi servizi è una distribuzione sul territorio non molto omogenea. I servizi sono molto più presenti nel centro-nord del paese e non nel sud del paese, e una cosa che va tra l'altro sottolineata è che laddove i servizi sono meno presenti non significa necessariamente che ci sia un minor problema, magari una maggiore difficoltà ad attivare il servizio stesso, perché difficilmente ipotizzabile che una zona come il Mezzogiorno possa avere un minor problema, considerando che è una zona dove comunque la povertà in senso lato, dagli altri indicatori sappiamo essere stessa. E quello che va sottolineato è che anche il tipo di gestione di questi servizi varia, e non a caso proprio nel sud, laddove c'è una minore presenza di servizi, c'è una maggiore presenza invece ecclesiale, cioè di gestione da parte degli organi ecclesiali di questi servizi, che in qualche modo agiscono da compensazione rispetto alle carenze che ci sono rispetto al sud. Quindi anche questa tipicità emerge dalla nostra indagine, evidenziando come noi sappiamo che i finanziamenti di questi servizi agiscono soprattutto a partire dalla finanza locale, sono soprattutto i comuni che si fanno carico della spesa sociale per l'area della povertà, come per l'area più in generale dei servizi sociali. E come sappiamo, nel sud del nostro paese, dalle indagini che vengono condotte sulla spesa sociale, emerge che la spesa sociale nei comuni del sud è più bassa, e anche la spesa sociale nei confronti della povertà, ma non è soltanto per la povertà, riguarda anche il problema della disabilità, riguarda anche il problema degli anziani,
cioè c'è un problema che a fronte di bisogni maggiori c'è una spesa sociale minore. Questo si evidenzia anche dalla presenza dei servizi per i senza fissa dimora. Sinteticamente alcuni altri flash che riguardano in particolare una cosa importante che mi sembrava importante segnalare è che il 90% dell'utenza dei servizi dei bisogni primari, cioè quindi quelli del cibo, eccetera, sono sostanzialmente assorbiti sia da servizi pubblici che da sussidiarietà privati, regimi di sussidiarietà. Quello che va detto è che solo il 10% sono informali, però io sottolineerei l'importanza anche dell'esistenza di questo segmento di informale, che seppure un 10% arriva a 250.000 di utenze, che non è comunque una cosa da sottovalutare in questo quadro, diciamo, generale. Un'altra cosa che mi sentirei di dire è che, e come ho detto prima, i grandi comuni assorbono il 50% dell'utenza di questi bisogni primari, va però, quindi va sottolineata questa forte criticità dei grandi comuni, però va anche detto che sono il 50%, quindi questo a conferma della criticità che troviamo anche nei comuni vicini. Quello che va detto ancora è che i servizi di risposta ai bisogni primari in particolare sono in particolare relativi alla distribuzione dei viveri e le merce. In particolare questi sono i servizi più diffusi. I primi rappresentano il 26% dei servizi, quelli di distribuzione di viveri, e i secondi elementi arrivano al 18,9%, però se si considera l'utenza, le mense rappresentano il servizio che ha il maggior numero di utenti, perché ha un numero di utenti che è 3 volte superiore a quello che si rivolge ai centri di distribuzione viveri. Sono 277 mense che ci sono sul territorio, 118 pasti al giorno in media, e il 34% di queste mense che sono sul territorio hanno più di 1000 utenti all'anno. Quindi questo è un dato di grande interesse. E i servizi invece di distribuzione viveri non hanno la stessa, diciamo, non raggiungono lo stesso numero di utenti, raggiungono un numero simile ai servizi che si danno per l'igiene personale o che si danno per le docce o per gli indumenti, e quindi oltre 500 utenti in media all'anno. Infine, tra questi servizi di bisogni primari meritano un discorso a parte le unità di strada, che da un punto di vista, diciamo, percentuale sono solo l'8% di questi servizi forniti, però raggiungono un'utenza molto elevata, che è circa un quarto di quello delle mense, quindi una forma flessibile importante che con questa modalità riesce a raggiungere anche un'utenza che non va assolutamente sottovalutata. E per quanto riguarda invece i servizi di accoglienza notturna, i dormitori rappresentano la forma che è più diffusa, siamo intorno al 39%, seguiti dalle comunità residenziali o semi-residenziali, e il 28% da alloggi autogestiti. Chiaramente gli utenti dell'utenza dei dormitori è 10 volte maggiore l'utenza degli alloggi, che sono ovviamente più piccoli come disponibilità, e 5 volte maggiore di quella delle comunità, e quello che va sottolineato è che questi alloggi hanno ovviamente un dimensionamento che è più piccolo, perché normalmente ospitano meno di 50 persone nell'80% dei casi, contro invece il 20% dei dormitori che invece hanno delle dimensioni che sono ovviamente maggiori. E,
Quello che va detto è che in questo caso il 73% di queste, nei comuni medio-piccoli va sottolineato che sono diffusi di più alloggi protetti e comunità semiresidenziali, sono la forma diciamo che è maggiormente diffusa nei comuni medio-piccoli, dove raggiungono il 75-83% dell'utenza. I servizi di accoglienza diurna sono un servizio diciamo più marginale, più piccolo rispetto al numero di servizi offerti e all'utenza raggiunta, se confrontati con i precedenti. Sono essenzialmente presenti nei grandi comuni e in quelli di media dimensione, nei piccoli non sono quasi non esistono, e i servizi ubicati in una zona centrale sono i due terzi del totale e raggiungono il 90% dell'utente. È molto ridotta la presenza di servizi direttamente erogati, in questo caso negli enti pubblici. La maggior parte dell'utenza viene raggiunta da servizi erogati da privati che possono contare sul finanziamento pubblico, e è prossima all'80% la quota di servizi istituzionali e informali. I servizi di segretariato sociale invece sono decisamente più diffusi sul territorio, solo un terzo è in un grande comune, e si tratta di servizi quasi sempre ubicati nelle zone centrali, e la maggioranza dei servizi è pubblica oppure privata a finanziamento pubblico e ha carattere istituzionale e formale. Le modalità di erogazione dei servizi che sono stati rilevati sono sostanzialmente continuative. Questo è un dato molto importante che va sottolineato, perché la quasi totalità dei servizi opera in maniera continuativa tutti i mesi dell'anno, oppure con un solo mese di interruzione. Soltanto i servizi di accoglienza notturna raggiungono quasi il 7% dell'utenza tramite servizi erogati per meno di 7 mesi l'anno. Si tratta in particolare di dormitori anche di emergenza. E tra i servizi invece di risposta ai bisogni primari, quasi un terzo opera 7 giorni su 7, e specie tra le mense, un terzo chiude un solo giorno, quindi praticamente quasi tutti i giorni della settimana, generalmente chiude la domenica, e un terzo invece offre il servizio al massimo per 3 giorni a settimana. Troverete qui ulteriori dettagli e anche il coinvolgimento di molti volontari all'interno soprattutto dei servizi in risposta ai bisogni privati, risorsa assolutamente fondamentale nell'ambito di questi servizi. I servizi e le organizzazioni sul territorio, va sottolineato, come dicevo all'inizio, e lo dico molto sinteticamente, che i servizi sono più presenti nel nord del paese, in particolare nel centro-nord del paese, in particolare la Lombardia e il Lazio sembrano essere delle regioni con una maggiore presenza di servizi e un raggiungimento maggiore in proporzione anche dell'utenza, mentre il sud del paese sembra emergere anche da questa ricerca come particolarmente. Vi ringrazio e vi ringrazio.